diciamo, se non ci sono. Puoi abbassare un po' per cortesia che mi rimbomba? Grazie. Se non ci sono domande o insomma, dubbi, angosce, perplessità su quanto abbiamo detto finora, andiamo un attimo nel dettaglio. L'obiettivo è capire come si scrive una rivendicazione, non tanto perché a voi possa mai interessare effettivamente scrivervela, però sicuramente vi interesserà, se qualcuno ve la scrive, avere contezza di quello che va scritto, capire nel dettaglio, no, quella rivendicazione cosa tutela e cosa non tutela. Allora, la guida, che diciamo non necessariamente vale nelle menzioni della chimica, quindi per quelli che sono strettamente interessati alle menzioni della chimica, tutto sommato, diciamo, lì si applicano regole diverse. Però la regola generale è che una rivendicazione, Rule 43 delle Implementing Regulations alla Convenzione Europea sul Brevetto, per farla breve, una definizione accettata perlomeno in tutta Europa, quindi diciamo, che va bene, è: le rivendicazioni devono, quindi non possono, devono definire l'oggetto per cui si richiede protezione come in termini di caratteristiche tecniche. Le rivendicazioni non devono scrivere un pennarello che scriva bene, la cui carica duri a lungo. Quelli sono risultati, cose qualitative, desiderata, non sono caratteristiche tecniche. E che cosa devono contenere? Allora, sostanzialmente, una rivendicazione è una frase di senso compiuto costituita da due sottoinsiemi, in cui il primo è detto preambolo e il secondo parte caratterizzante. Allora, nel preambolo cosa ci mettiamo? Ci mettiamo l'indicazione di tutte quelle those technical feature, tutte quelle caratteristiche tecniche che sono necessarie a definire l'invenzione, ok? Per cui se la mia invenzione è, diciamo, no, l'unione, il fatto che questi si possano montare per semplice pressione, no? Allora, è chiaro che per poter definire questa invenzione, che sarà probabilmente definita dal rapporto fra il diametro del tappo e il diametro della parte del pennarello dove si monta, io avrò necessità di definire il pennarello e di definire il tappo. Altrimenti non riesco a spiegare il rapporto fra i diametri che ne consente il montaggio. Per cui, però, siccome il pennarello è noto allo stato dell'arte, siccome il tappo di per sé magari era un tappo a vite, no? Però in quanto tale è noto allo stato dell'arte, queste cose io le vado a mettere nel preambolo, cioè ci vado a mettere tutte quelle cose che mi servono a identificare ciò di cui sto parlando. Per cui ci metto tutte quelle cose che sono necessarie a definire ciò che io rivendico, ma che nella loro combinazione formano parte dello stato dell'arte. L'insieme di un tappo e di un pennarello, ipotizziamo, forma parte dello stato dell'arte. Dopodiché, il secondo sottoinsieme di questa frase di senso compiuto, che è la nostra rivendicazione 1 che stiamo formulando, è una parte caratterizzante che comincia con l'espressione caratterizzato dal fatto che ho caratterizzato da, e che specifica le caratteristiche tecniche che, in combinazione con quelle del preambolo, diciamo, per le quali richiediamo protezione. Per cui in questo caso, no? Nel nostro caso dell'esempio, la rivendicazione potrebbe essere dispositivo per la scrittura, no? Writing instrument, okay? Non pennarello, ma dispositivo per la scrittura comprendente un primo oggetto contenente una carica di inchiostro. Ora la sto abbozzando così, va da sé che è scritta male. Un secondo oggetto configurato per proteggere lo strumento di scrittura contenuto in detto primo oggetto, e fin qui non ho detto ancora niente di nuovo, perché ho detto che c'è il pennarello, anche se ho cercato di generalizzare, e ho detto che c'è il tappo. Dopodiché andrò a dire caratterizzati dal fatto che, no? Il diametro interno del cappuccio nella sua parte terminale è leggermente inferiore al diametro della corrispondente parte di accoppiamento ubicata, passatemi il termine, sul pennarello. Se questa cosa, no, fosse nuova perché fino a ieri tutti hanno utilizzato il tappo a vite, no, io l'avrei rivendicata, e a quel punto, come dire, il tappo per pennarelli a scatto sarebbe stato oggetto della mia rivendicazione 1. Strutturata in questa forma, no? Io ho bisogno di parlare del pennarello e ho bisogno di parlare del tappo per definire ciò per cui voglio protezione, ma non sono quelle le cose per cui chiedo tutela. Le cose per cui chiedo tutela le metto nella parte caratterizzante. Ora, ovviamente, finché parliamo di due elementi e di una sola relazione funzionale, perché l'unica relazione funzionale in questo caso sarebbe,
la tolleranza sui diametri, no? Allora, la faccenda è straightforward, è facile, è banale. Nel momento in cui però, queste cose ve le ho già dette, nel momento in cui però gli oggetti iniziano a essere un po' di più, è bene, come dire, strutturare un metodo per definire cosa ci metto in questa rivendicazione 1 e cosa metto nel preambolo e cosa nella parte caratterizzante. Allora, per chi c'era ieri, cioè sostanzialmente tutti, abbiamo visto il famoso esempio del double pipe, no? E abbiamo visto che alla fine chi ha ottenuto il brevetto ha ottenuto un brevetto sulla base di questa rivendicazione 1. Dove c'era? Allora, a double pipe comprising an outer pipe and an inner pipe engaging a spiral or wavy shape. Quindi nel preambolo ci hanno messo tutte quelle caratteristiche che in realtà già c'erano, perché se vi ricordate c'era quel documento tedesco in cui c'era il tubo esterno e c'era il tubo interno ondulato, sebbene, come dire, non fosse di per sé possibile infilarlo senza interferenza. Però tutte queste cose già c'erano, c'era il tubo esterno, c'era il tubo interno. Dopodiché, caratterizzato dal fatto che, e si vanno a definire le caratteristiche tecniche che svolgano una funzione, quindi diciamo che abbiano un effetto tecnico utile, no? Che non sono note allo stato dell'arte. Per cui caratterizzato dal fatto che il diametro della spirale o l'ampiezza dell'onda del tubo interno è minore o uguale al diametro del tubo esterno. E dal fatto che il tubo esterno ha delle parti deformate verso l'interno. In questa maniera ho definito le caratteristiche tecniche che mi consentono di ottenere l'effetto desiderato. Ricordiamoci che l'effetto era poter infilare semplicemente il tubo interno a spirale nell'outer pipe, nel tubo esterno, e poi fissarlo per deformazione plastica. Però, chiaramente, io se questa cosa la descrivo, vabbè, ho fornito a tutti la soluzione al problema, lo potranno fare tutti. Se la rivendico ma non sono capace a rivendicarla, corro il rischio, come dire, di aver vanificato non solo la mia innovazione, ma anche, come dire, tutto l'iter brevettuale, i soldi che ci ho speso. Allora, un paio di osservazioni qualitative, poi quello che io vi propongo è vi mostro un processo schematizzato in fasi per la scrittura di una rivendicazione e possiamo decidere se, diciamo, di un caso del quale ovviamente ho dei documenti in PDF, darvi il tempo di leggere i documenti e provare a scriverla o, come dire, andare direttamente insieme alla soluzione. Se avete voglia possiamo anche provare, come dire, no? A fare dei tentativi, perché dai tentativi tipicamente vengono fuori gli errori che consentono di evidenziare qualche cosa di interessante. Allora, qualche indicazione qualitativa. Allora, la protezione è conferita per la parte caratterizzante in abbinamento a tutte le caratteristiche contenute nel preambolo. Per cui, diciamo, se io le caratteristiche della parte caratterizzante le astraggo e le vado ad applicare in un altro settore della tecnica, se non sono unite a ciò che ho scritto nel preambolo, no? Cioè se non le metto su un pennarello, non sono parte del mio brevetto. Va da sé quindi che è opportuno inserire nel preambolo, non troppo, ma tutte e sole le caratteristiche strettamente necessarie a realizzare un modo di realizzazione, scusate il gioco di parole, funzionante secondo lo stato dell'arte. Cioè nella nostra... Come vedete il preambolo è scarno, cioè non c'è scritto... Per caso del tubo esterno c'è scritto che è di sezione circolare nel preambolo? No. Ci sono cenni sulla lunghezza? No. C'è scritto che verranno utilizzati nel condizionamento di autovetture? No. Cioè, tutto ciò che non è strettamente indispensabile va fuori dal preambolo. Perché se io avessi messo nel mio preambolo il fatto che questi tubi devono essere lunghi almeno 8 volte il proprio diametro, sto ovviamente ipotizzando, mi sarei andato inutilmente a limitare l'ambito di tutela. O se avessi detto, anziché parlare di un double pipe, avessi parlato di un sistema di condizionamento per veicoli comprendente un double pipe, mi sarei limitato.
perché a quel punto lo stesso double pipe, ma messo all'interno di un contesto diverso, sarebbe stato fuori dall'ambito di tutela del mio brevetto. Nella parte caratterizzante, invece, vanno inserite le caratteristiche tecniche che differenziano l'invenzione dallo stato dell'arte, quindi ciò che allo stato dell'arte non è noto, e che producono un effetto utile. Perché allo stato dell'arte potrebbe anche non essere noto il fatto di averci messo il codice a barre, ipoteticamente. Però capite bene che nel contesto di definire l'accoppiamento tappo-pennarello, ciò che c'è scritto sul pennarello non interessa a nessuno. Quindi se anche ci sono caratteristiche ulteriori che differenziano il mio prodotto da quanto già è noto allo stato dell'arte, non è il caso di inserirle quantomeno nella rivendicazione 1. Perché dico quantomeno nella rivendicazione 1? Perché in generale noi vogliamo una protezione il più ampia possibile, no? Noi vogliamo scrivere una rivendicazione che nel nostro campo tecnico non permetta a nessun altro di fare niente neanche di lontanamente simile. Per cui scriveremo una cosa in termini assolutamente generali, anziché di pennarello parleremo di mezzo per la scrittura, andremo, come avete visto in una serie di esempi che vi ho mostrato ieri, a definire il tutto nei termini più ampi possibili. L'avete visto anche con la famosa Toy Ball, no? Io scrivo all'EPO la prima volta con la rivendicazione 1 più ampia possibile, l'EPO mi trova un documento di arte nota che, se non vado a dettagliare meglio quello che voglio dire, mi toglie novità e attività inventiva, ma ammazza la domanda. Ragione per cui, in generale, io vado a scrivere anche delle rivendicazioni dipendenti. Nelle rivendicazioni dipendenti vado a inserire delle ulteriori caratteristiche tecniche che non sono indispensabili, nel senso che se io non ce le metto posso comunque far funzionare l'invenzione, ma che vanno a dettagliare dei modi di realizzazione che sono o particolarmente attrattivi dal punto di vista economico o che funzionano particolarmente bene. Chiaramente più caratteristiche io inserisco, no? Cioè, se io inizio a dire che voglio protezione per un involucro della penna, ho messo una caratteristica, chiunque vada a utilizzare un involucro per penna potrebbe essere in contraffazione del mio brevetto. Aggiungo una seconda caratteristica, contenente una carica e una punta a sfera, ovviamente ho limitato. Ho aggiunto una caratteristica, ho limitato l'ambito di tutela. Perché a questo punto, per essere in contraffazione del mio brevetto, bisognerà che qualcun altro produca non solo l'involucro, ma l'involucro contenente la carica. Se poi ci aggiungo pure il tappo, no? Ho aggiunto un'altra caratteristica, ma ho limitato ancora l'ambito di tutela, perché a questo punto uno che faccia l'involucro con la carica dentro, ma senza tappo, sarebbe fuori dall'ambito di protezione della mia rivendicazione 1. Quindi, come vedete, io più caratteristiche aggiungo e più vado a restringere l'ambito di tutela. Allora, perché lo faccio? Perché probabilmente nella realtà a me interessa veramente vendere la penna completa. Cioè, probabilmente io non farò business vendendo soltanto l'involucro. Per cui è vero che voglio, come dire, ampliare il mio steccato di monopolio il più possibile. Però è anche vero che nel momento in cui venga fuori un involucro uguale al mio, ma utilizzato in un altro contesto, cioè non con una penna sfera, non con quel cappuccio, cioè un involucro uguale al mio, ma, come dire, che non rileva poi a tutti gli effetti per il prodotto che io voglio vendere, ed è il caso in cui l'arte nota si trova qui, se io ho delle buone posizioni di difesa, cioè se io ho spiegato non solo in termini generali, ma anche in termini di dettaglio qual è la mia invenzione, beh, allora probabilmente la rivendicazione 1 e 2 potrei perderle, ma la 3 e la 4 le andrò a salvare. Vi dico di più, è bene scriverlo da subito un set di rivendicazioni, perché abbiamo visto che l'Ufficio Europeo dei Brevetti ci consente di modificare le rivendicazioni, no? Quello del double pipe, l'ultima rivendicazione, in realtà era la rivendicazione 3 originariamente depositata, che era stata modificata con la 1 ed eventualmente si poteva anche prendere qualcosa dalla descrizione, no? Questo succede in Europa. Gli statunitensi, invece, sostengono che a claim either stands or falls, cioè una rivendicazione o sta in piedi o cade. Ragion per cui nelle domande di brevetto statunitensi non è
inusuale trovare un numero di rivendicazioni piuttosto elevato, perché poi loro la singola rivendicazione o l'hanno scritta al momento del deposito e quindi se la trovano già scritta come posizione di difesa, o non la potranno reintrodurre in un secondo momento. È una questione procedurale, ovviamente, non è una questione di sostanza. A me che ho inventato la penna che scrive particolarmente bene, potrebbe non fregarmene niente di come la pensano gli americani, però poi questa cosa, come dire, ha dei risvolti economici piuttosto interessanti. Ragion per cui, diciamo, avere contezza di che cosa tutelano le rivendicazioni che mi sta proponendo qualcuno che scrive per me una domanda di brevetto sulla mia invenzione è fondamentale, perché probabilmente chi mi scrive la domanda di brevetto meglio di me conosce le tecniche di scrittura delle rivendicazioni, ma sicuramente se io sono l'inventore, io meglio di lui conosco non solo la mia invenzione, ma ciò che effettivamente la differenzia rispetto allo stato dell'arte. Per cui, diciamo, è importante, molte volte a me capita di parlare con dei depositanti che vedono la descrizione, sulla descrizione correggono le virgole perché pensano che siano fondamentali, e poi le rivendicazioni neanche le toccano. Questa cosa non è indice del fatto che le rivendicazioni sono corrette, è indice semplicemente del fatto che loro non hanno capito niente di quello che le rivendicazioni tutelano o non tutelano e pensano che l'invenzione sia tutelata dalla descrizione. Allora, è chiaro che poi, diciamo, dipende sempre qual è il livello culturale della persona che è di fronte. Perché una persona che ha gli strumenti per comprendere, tu gli spieghi questa cosa, se ne rende conto, ti fa delle osservazioni e tu migliori il testo delle rivendicazioni. Quando invece si ha a che fare con il depositante dell'azienda locale che diciamo, ha un livello culturale medio-basso e però deve curare tutto lui perché nelle aziende familiari è impossibile delegare, mai sia signore dovessi delegare a qualcuno che fa qualcosa di cui io non ho controllo, vedo che qualcuno sorride, forse non vado lontano dalla verità, no? E allora lì è inutile spiegare, è inutile perché ha un imprenditore che sono 30 anni che sta nella sua azienda, che a casa sua si fa sempre tutto come dice lui, che non ha nessuno strumento culturale. Attenzione, questo non significa che non sia capacissimo come imprenditore, ma probabilmente non ha gli strumenti culturali per cogliere delle sottigliezze che oggi per lui sono fesserie e domani faranno la differenza per vietare a terzi di replicare l'invenzione. In quei casi uno fa, come dire, il meglio secondo la propria coscienza e va avanti. Ora, processo di stesura, fin qui, prego. C'era un microfono in giro? Un processo produttivo per realizzare un determinato prodotto può essere rivendicato? Cioè, se l'innovazione secondo me non è nel prodotto, ma di come io lo realizzo, può essere brevettato, cioè può essere rivendicato? Sì. Allora, la risposta è sì, può esserlo. Dopodiché c'è da fare sempre una valutazione. Tipicamente quello che accade è che l'innovazione di processo può essere di due tipi. O io ho effettivamente un'industria di processo, sia essa petrolchimica, sia essa farmaceutica, sia essa del vino, cioè nell'enologia anche fare il vino è un processo, no? E allora che cosa succede? Che in realtà la mia innovazione di processo influirà sulle caratteristiche del prodotto. E allora io posso tutelare con una domanda di brevetto la mia innovazione di processo e la legge mi dà diritto di vietare a terzi di replicare il processo che io ho rivendicato e di commercializzare, vendere, importare, produrre, eccetera, eccetera, il prodotto oggetto di quel processo. Ti dirò di più. È anche l'unico caso in cui c'è un'inversione dell'onere della prova, nel senso che se oggetto del mio brevetto è questo computer e lui lo produce uguale, spetta a me dimostrare che questo computer è in contraffazione del mio brevetto. Cioè lui dice io sto in libero mercato, vuoi dimostrare che te lo sto copiando? Accomodati, però l'onere è mio, del titolare. Nel caso delle innovazioni di processo invece,
Se io riscontro un prodotto che ha una composizione, se parliamo di un prodotto della chimica, o comunque sia, questo è il caso più comune, che ha una composizione identica a quella del prodotto che viene fuori dal mio processo, allora l'assunzione di base è un'altra. Cioè si assume che mi sia stato copiato anche il processo, anche perché io non avrò mai i mezzi per entrare dentro l'azienda del mio concorrente e verificare se il processo me lo sta copiando oppure no, e spetterà a lui dimostrare che il prodotto lo realizzi in maniera differente. E questa, diciamo, è la categoria 1. Poi c'è la categoria 2, laddove invece io personalmente raramente consiglio di procedere con domanda di brevetto, ed è quella delle innovazioni organizzative. Allora, se io ho un'industria manifatturiera e faccio divani, e chiaramente ciascun divano all'interno della mia, del mio capannone passa da uno o più stadi di lavorazione, che possono essere all'interno dello stesso reparto, fra due reparti distinti, le lavorazioni di tipo diverso possono essere affidate a uno o più operatori, cioè le variabili, no, per chiunque abbia fatto sistemi produttivi, sono N, ragion per cui le configurazioni con cui io posso produrre questo divano sono, come dire, numerose, alcune migliori, altre peggiori. Allora, se l'innovazione di processo, della quale tu mi chiedevi, sta in una migliore organizzazione di ciò che io produco, ma che sostanzialmente non ha effetti sul prodotto, perché io lo stesso divano lo potrei produrre mettendoci tre volte il tempo e quindi tre volte i costi, ma alla stessa, come dire, avendo lo stesso risultato finale, beh, allora in quel caso probabilmente è meglio se io sto zitto e cerco di far uscire il meno possibile dal mio stabilimento le informazioni su come lo stabilimento è organizzato. Sebbene la legge, cioè, come dire, me la dia la possibilità di tutelare questa cosa con una domanda di brevetto. È possibile, in molti casi non è opportuno. Ok, dove eravamo? Processo di stesura di una rivendicazione. Allora, chiaramente, se parliamo del pennarello col suo tappo, e di una banalità disarmante. Se invece abbiamo qualcosa di un po' più complesso, no? Allora il consiglio è di andare su una serie di fasi. Allora, punto 1. Identificare l'invenzione e le anteriorità rilevanti. E questo può sembrare banale, ma io devo identificare l'invenzione. Cioè, di tutto il mio pennarello col tappo, devo capire l'invenzione, ciò che mi interessa è nella punta, nell'impugnatura, nel rapporto, cioè devo capire all'interno del mio macro prodotto qual è quella parte sulla quale io ho portato innovazione. Potrebbe non essere l'intero prodotto, potrebbe essere, come dire, un sottoinsieme piuttosto limitato delle caratteristiche tecniche del mio prodotto. Una volta che io, come dire, ho capito di cosa voglio parlare, devo scomporre l'invenzione in elementi ed evidenziare le relazioni fra gli elementi. Per cui iniziare a scomporre l'invenzione dicendo che esiste un pennarello con la sua impugnatura, che esiste un tappo, e che la relazione fra questi due elementi è relativa, come dire, alla tolleranza sui diametri. A questo punto identifico la funzione svolta da ciascun elemento, no? E in questo caso, nel novero della mia invenzione, la funzione svolta dal pennarello è quella di costituire un supporto per il tappo. Chiaro che il pennarello svolge anche la funzione di permettermi di impugnare e scrivere, ma non è quella la funzione che mi interessa adesso. Ed è chiaro che il tappo deve, diciamo, svolge, come dire, la funzione di proteggere la punta del pennarello e deve essere configurato in maniera tale da poterci essere, come dire, innestato per semplice pressione. A questo punto io, se ho 3-4 documenti di arte nota, no? Per esempio potrei avere un documento in cui si descrive una penna biro con un tappo a vite. Devo verificare la presenza di ciascun elemento di quelli in cui io prima ho scomposto la mia invenzione in ciascun documento di arte nota e mi renderò conto che esiste il tappo, che esiste l'impugnatura, ma che non esiste la relazione fra i diametri in termini di caratteristiche tecniche. Se ho più di un documento, devo, tra i 2-3 documenti che la mia ricerca di anteriorità mi ha portato a galla, no? Perché, diciamo, un sottointeso di questo discorso, perché l'abbiamo detto ieri, ma potrebbe non essere, come dire, immediatamente chiaro a tutti, è che la novità e l'attività inventiva si valutano rispetto allo stato dell'arte. È vero che in teoria lo stato dell'arte
è un concetto assoluto, no? Comprende tutto ciò che è noto al tecnico medio del settore. Però è anche vero che nella pratica, per me, lo stato dell'arte comprende quel numero ristretto di documenti che io, a valle della mia ricerca di anteriorità, ho giudicato rilevanti. Per cui, quando io lavoro con lo stato dell'arte, ho fatto prima un lavoro di analisi e poi di sintesi fino ad arrivare a tre documenti, ed è quei tre documenti per me sono lo stato dell'arte. Fra quei tre documenti devo anche, come dire, verificare e battezzarne uno come arte nota più vicina, ovvero come la cosa più vicina al mio pennarello col tappo rispetto al quale io ho innovato. Per cui, diciamo, chi è l'arte nota più vicina? È quella che ha in comune il maggior numero di elementi con la mia invenzione. E a questo punto, una volta che io ho possibilmente organizzato in questa maniera le informazioni che ho raccolto in questi step, no? Avrò qui scritto tutti i miei elementi tecnici e nella mia arte nota avrò, se ci sono e sono identici, semplicemente segnato ok. Se non ci sono per niente, segnato no, potrebbero esserci ed essere simili ma non uguali, quindi potrei mettere una nota del genere. Per cui avrò una tabella simile a quelle che abbiamo visto ieri, no? In cui c'era double pipe con tutti gli elementi, documento di uno, documento di due. Una volta che io questa tabella ce l'ho, poi scrivere la rivendicazione diventa facile. Perché mi è sufficiente. Allora, in primis, prendo tutti gli elementi in comune fra l'invenzione e l'arte nota più vicina, no? Per cui io vado, supponiamo che sia D2 la mia arte nota più vicina, prendo tutti gli elementi, che potrebbero essere il primo, il terzo, il quarto, il quinto, che ho ritenuto necessari per la mia invenzione e che sono presenti anche in D2. Tutti questi elementi li devo mettere nel preambolo. Dopodiché, tutti gli elementi che sono presenti nell'invenzione, ma non nel documento di due, li vado a mettere nella parte caratterizzante. Ora, qui, come vedete, c'è scrivere una prima volta, in realtà, diciamo, poi questo è un refuso che è rimasto da una prima stesura delle slide, perché in effetti questo è un processo iterativo. Cioè, io questa cosa la faccio una prima volta, poi la rileggo e tipicamente mi renderò conto che c'è un elemento che ho inserito e non è strettamente indispensabile, o c'è un elemento che sarebbe indispensabile e mi sono scordato di scriverlo, e così via. Ora, poi per sintesi, diciamo, io ho tolto gli step 8, 9 e 10, ma potete capire bene che come qualunque testo, anche una rivendicazione, non è detto che io la scrivo e vada bene, magari la rivedo più volte. Per cui, in buona sostanza, diciamo, compilare una tabella di questo tipo mi consente di scrivere una rivendicazione efficace. Da un punto di vista metodologico, questo secondo me è il massimo che si può dire, nel senso che, come tutte le cose, chi sa fare fa e chi non sa fare insegna, è più facile, come dire, farlo che spiegarlo. Allora, a questo punto io, ovviamente, qualunque domanda, se non sono stato chiaro su qualche aspetto, sentitevi liberi di evidenziarlo. Come avrete capito, a valle di quanto ci siamo detti ieri, ho completamente ribaltato l'ordine logico in cui mi ero proposto di esporre gli argomenti, però, insomma. Io ok. Vorrei fare un caso pratico, però visto che, diciamo, sono le 12 e, insomma, non è che alle 1:30 credo che nessuno di voi abbia intenzione di capire qual è il test per l'attività inventiva, no? Allora, se adesso ci mettiamo a fare, scriviamo tutti una bella rivendicazione 1, per carità è utile, ma ci perdiamo questo passaggio. Per cui, se siete d'accordo, io vi mostro questo caso svolto in cui verrà evidenziato un documento, come dire, un trovato, questo è un caso reale mio di studio, quindi, diciamo, è un documento già pubblico per cui se ne può parlare. Un oggetto, come dire, piuttosto semplice come fattura, ma che, diciamo, a valle del rapporto di ricerca è stato giudicato inventivo rispetto a due documenti di arte nota. Per cui noi cogliamo due piccioni con una fava e vediamo sia come
è possibile scrivere una rivendicazione 1, e sia come si fa un giudizio di attività inventiva rispetto all'arte nota, e, come dire, in una maniera finiamo prima che il calo di zuccheri ci colga. Allora, ricordiamoci che io devo dimostrare con la mia rivendicazione 1, con la mia rivendicazione 1 questi quattro requisiti. Cioè la rivendicazione 1 deve essere nuova, inventiva, applicabile industrialmente e non contraria all'ordine pubblico e alla morale. Allora, quando ho a che fare col mio trovato, che nella fattispecie sarà questo, no? Questa valvola di sfiato per impianti in pressione, ok? Quando, diciamo, ho questo mio trovato in mano, mi inizio a porre una serie di domande. In primis, è un'invenzione? Sì, perché non è una scoperta, non è una teoria scientifica, non è un metodo matematico. Secondo, è applicabile industrialmente? Non sono applicabili industrialmente, abbiamo detto, moto perpetuo, macchina a rendimento maggiore di 1, sequenze di DNA senza che ne sia indicata la funzione, per cui possiamo andare avanti. È contraria all'ordine pubblico e alla morale? Quella valvola non fa male a nessuno, possiamo andare avanti. È nuova? Un'invenzione è considerata nuova se non forma parte dello stato dell'arte, e fin qua ci siamo. Lo stato dell'arte lo definisco con la mia ricerca di anteriorità. Ora, quando parlo di novità, abbiamo detto che posso avere 3, 4, 5 documenti, o questo sottoinsieme ristretto di documenti, li devo considerare uno per volta. Cioè, dal mazzo di documenti li estraggo, estraggo il primo, controllo se la mia invenzione è nuova, estraggo il secondo, controllo se la mia invenzione è nuova. Non posso combinare gli insegnamenti contenuti in più documenti diversi quando parlo della novità di una domanda di brevetto. Pardon, della novità di una rivendicazione contenuta in una domanda di brevetto. A questo punto, diciamo, qual è il criterio? Un documento è rilevante ai fini di novità rispetto alla mia invenzione se descrive la totalità degli elementi tecnici contenuti nel trovato nella medesima combinazione funzionale. Per cui se evidenziamo ciascun elemento con una ruota dentata di colore diverso, no? Allora, questa è la mia prior art. Chiaramente, tre elementi in un certo ordine logico fra loro. Se un documento mi descrive questi tre elementi nello stesso ordine logico, allora questa mia rivendicazione non è nuova. Se invece l'ordine logico in cui sono questi elementi, anche se ci sono tutti, non è lo stesso, la mia rivendicazione è nuova. Attenzione che ancora non abbiamo detto se poi è dotata di attività inventiva. L'utilizzo di caratteristiche tecniche equivalenti ma non identiche non toglie novità all'invenzione. Ok? Per cui ciò che voglio dire è che probabilmente, no? Può darsi che questi tre elementi messi in un ordine logico differente, ok, abbiano esattamente lo stesso effetto. Però quando faccio un test di novità della mia domanda di brevetto, non me ne preoccupo. Mi preoccupo semplicemente di verificare che ci sia tutto e che le interconnessioni funzionali fra gli elementi siano le stesse. Poi, se ottengo effetti tecnici diversi, se la cosa è ovvia, se non è ovvia, me lo pongo dopo come problema. Anche perché se dovessi scoprire che, come dire, c'è perfetta identità fra l'arte nota e quanto io vorrei rivendicare, smetto di pormi qualunque problema, non vado oltre nell'analisi. Allora, spieghiamo, diciamo, il caso pratico che andiamo a vedere. L'impianto dell'aria compressa, non mi ricordo se l'ho introdotto ieri, comunque, vabbè, casomai mi perdonerete la ripetizione. Gli impianti d'aria compressa sono dotati di valvole di sfiato, no? Cioè di valvole dalle quali, o per sicurezza o perché sto mettendo fuori uso l'impianto, posso far sfiatare il gas in pressione, l'aria in pressione. Queste valvole spesso hanno dei dispositivi di silenziamento, perché insomma, se io sono il gommista e sto sfiatando, mi dà fastidio che il cliente che è venuto a ritirare la macchina senta pff, no? Ok, il campo tecnico è questo. E in genere questi dispositivi di silenziamento sono in materiale poroso. Cioè, per esempio, questo, no? È un elemento, è uno dei documenti di arte nota, dove abbiamo una valvola. C'è qualcuno in ingegneria meccanica? Sì, a parte Cristiano, sì, cioè, per voi è chiarissimo. Per tutti gli altri cerco di spiegarla. No, abbiamo una valvola in cui abbiamo dell'aria in pressione che può muovere un elemento otturatore. Non è chiarissimo, ma c'è un elemento elastico che me lo riporta, come dire, nella sua posizione quando non c'è più pressione. L'aria sfiata da questi fori laterali e attraversa questa spugna
un elemento poroso in ogni caso, che sia una spugna, che sia paglia metallica, qualsivoglia elemento utile a ridurre il rumore dello sfiato. Ok? Supponiamo che, diciamo, io abbia, non supponiamo, è un caso effettivo. Il problema riscontrato è che questi elementi, come vedete, trovandosi all'esterno, voi immaginate il grado di pulizia dell'officina meccanica del gommista, cioè questo elemento si ottura in un non nulla, ok? Ragion per cui potrebbe esserci interesse a ottenere una valvola che mi risolva questo problema, ovvero che mi consenta di sfiatare, che sia silenziata, ma che non, come dire, non sia soggetta a un'elevata usura del materiale poroso. A questo punto capite bene che io scrivo la mia rivendicazione andando a scrivere, a definire un dispositivo silenziatore, quindi diciamo, inizio a dire di cosa parlo, comprendente un involucro 1, ed è questo, no? Un involucro collegabile alla valvola da proteggere, un elemento silenziatore 2 interno all'involucro e un otturatore 3, che è questo, vincolato ad un elemento elastico 5. Finora ancora non ho detto che l'elemento silenziatore è materiale poroso, non ho detto che l'involucro, sebbene lo si può intuire dal disegno, no, possa essere filettato, ho detto semplicemente che l'involucro si può collegare a questa valvola, che dentro all'involucro, perché questa poi sarà la parte caratterizzante, come vedremo, della mia rivendicazione, c'è un elemento in materiale poroso e che c'è un otturatore vincolato ad un elemento elastico 5. Sicuramente abbiamo detto i primi due requisiti ce l'abbiamo, andiamo a vedere se è nuova. Allora, la rivendicazione 1 effettiva scritta per questa valvola, che io ho semplificato mettendo esclusivamente questi tre elementi anche per motivi di sintesi, è stata depositata presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, che ci ha trovato tre anteriorità rilevanti. La prima di queste tre anteriorità rilevanti, no, è un, era un documento tedesco, se non vado errato, ed è un dispositivo silenziatore comprendente. Anche qui, diciamo, io l'ho, come dire, rielaborato utilizzando la stessa terminologia in modo che sia più facilmente comprensibile. Allora, i colori, il rosso si vede male, comunque un involucro 11 collegabile alla valvola da proteggere, e c'è. Un elemento silenziatore 35 esterno, l'ho messo in grassetto perché questa inizia a essere una differenza, no? Rispetto all'involucro 1, e un otturatore 36, c'è il blu? Sì, ok, benissimo, eccolo qua. Un otturatore 36 vincolato ad un elemento elastico 51, anche se non è evidenziato, sta qui, anche se si vede poco. Per cui, diciamo, io quello che devo iniziare a fare, per verificare se la cosa è nota, è compilare una tabella tipo quella che avevo suggerito di compilare prima, no? Allora, inizio a verificare che ci sono tutte le caratteristiche della mia invenzione, no? Tranne il fatto che le relazioni funzionali fra queste caratteristiche non sono le stesse. Perché l'elemento silenziatore, che in questo caso è interno rispetto all'involucro, no? In quest'altro caso è esterno. Per cui io ho elemento, elemento 1 c'è, elemento 2 c'è, elemento 3, otturatore vincolato ad un elemento elastico, c'è anche nell'arte nota. Relazione funzionale fra l'elemento 1 e 2 non c'è, anzi è l'opposto, in quanto nota lo stato dell'arte. Quindi, diciamo, questo è il tipo di analisi che io faccio sulle caratteristiche tecniche. A questo punto abbiamo detto che siccome l'invenzione non è inequivocabilmente ricavabile dagli insegnamenti contenuti in un unico documento, allora è nota. Chiaramente il fatto, allora è nuova. Chiaramente il fatto che sia nuova non necessariamente implica che sia anche originale, che sia anche inventiva. No? Mi manca, diciamo, da verificare se posso scrivere la mia rivendicazione in modo da soddisfare il quarto requisito. Ora, abbiamo detto che la definizione è un'invenzione è inventiva quando non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Come faccio a dirlo? Allora, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, ovvero non è ovvia a una persona esperta del ramo.
Per cui, diciamo, in primis, chi è la persona esperta del ramo? E seconda domanda, cosa significa nella pratica risulta in modo evidente, no? Perché fin qui noi potremmo anche pensare che sia ovvio prendere quell'elemento poroso che sta all'esterno e metterlo dentro. Nulla ci vieta di pensare che sia ovvio, però sarebbe un'opinione soggettiva. Il problema è definire se questo cambiamento, questa modifica è ovvia in una maniera oggettiva. E allora, per definirlo in una maniera oggettiva, io quello che faccio è, vabbè, l'arte nota più vicina l'abbiamo già trovata. Definisco il problema tecnico oggettivo, cioè ciò che viene risolto dalla mia modifica, no? E verifico se la soluzione indicata dalla mia invenzione è suggerita, indicata, mostrata, implicitamente scoperta. Insomma, c'è un indizio nell'arte nota che mi spinga a prendere l'elemento poroso all'esterno e metterlo dentro, a modificare quanto già è noto allo stato dell'arte per ottenere la mia invenzione. Quindi capite bene che la mia invenzione potrebbe anche essere nuova, ma se allo stato dell'arte c'è qualcuno che diceva sì, vabbè, considerate però che mettere l'elemento poroso all'interno avrebbe dei vantaggi, allora la mia invenzione sarebbe nuova, perché in quel documento in effetti non è descritta in maniera inequivocabile, ma non sarebbe inventiva perché c'è un indizio che mi porta verso la mia invenzione. Vabbè, l'arte nota più vicina l'abbiamo già visto. Il problema tecnico oggettivo. Allora, finora noi ci siamo scontrati con il problema tecnico soggettivo, cioè ciò che io volevo fare. E io volevo ottenere una valvola di silenziamento che, diciamo, fosse più resistente all'usura rispetto a quanto noto allo stato dell'arte. E fin qui questo è ciò che io penso sia il mio problema tecnico. Per cui, soggettivamente, quello è ciò che voglio risolvere. Quando definisco l'arte nota più vicina, però, posso definire un problema tecnico oggettivo, ovvero il compito del tecnico medio del settore che deve modificare la closest prior art per ottenere l'invenzione. Come lo definisco? Lo definisco in virtù degli effetti tecnici che ottengo grazie alle differenze fra l'invenzione e l'arte nota. Ora, siccome le differenze erano in una relazione funzionale, noi in un caso eravamo interni all'involucro, nell'altro caso eravamo esterni col nostro elemento silenziatore, mi pongo un problema: questa differenza, della quale quando parlavamo in novità io non mi sono curato di verificare se avesse un effetto tecnico oppure no, c'è una differenza, è nuovo. Adesso mi devo iniziare a porre un problema diverso, devo dire: questa differenza causa un effetto? Allora, l'effetto è che in questo caso l'otturatore in condizioni di riposo protegge dallo sporco il silenziatore. In questo caso, viceversa, l'otturatore non potrà proteggere dallo sporco il silenziatore perché l'otturatore è, è dentro rispetto al silenziatore. Per cui un effetto tecnico c'è. E posso quindi definire un problema tecnico, in questo caso oggettivo, cioè fornire un silenziatore per una valvola di scarico che sia protetto dalla polvere quando l'otturatore è nella sua posizione di riposo. Come vedete, il problema tecnico non è più proteggere dalla polvere, ma è, come dire, modificare l'arte nota per ottenere la mia invenzione. Lo posso formulare dal punto di vista verbale, no? Qui c'è chi sarebbe esperto, in mille modi differenti, però la sostanza non cambia. Il problema tecnico oggettivo è modificare quanto già si sa per ottenere ciò che io vorrei rivendicare. A questo punto il terzo step è... Ah, wow, si vede malissimo. Forse... Ah, lì si vede meglio. Ok. È ovvia questa modifica? No? Allora, l'invenzione quando si definisce ovvia? Quando, una volta definito questo problema tecnico oggettivo, l'insegnamento, diciamo, che mi spinge a effettuare questa modifica, io lo posso trovare nell'arte nota, anche in un documento diverso. Cioè, quando parlo di attività inventiva, no? Io ho la mia closest prior art, però io posso tirar fuori dal mazzo dei 4-5 documenti che avevo selezionato alla fine della ricerca di anteriorità un secondo documento che magari non mostra la mia valvola, ma in un altro contesto mostra un silenziatore interno a una valvola, o mostra un elemento poroso protetto da un otturatore, cioè mostra, come dire, un insegnamento che, se applicato a quanto contenuto nel documento di uno,
mi consente di ottenere la mia valvola. Quindi, quando parliamo di attività inventiva, no? La novità c'è una mano sola. Io guardo se c'è tutto, altrimenti è nuovo. Quando parliamo di attività inventiva abbiamo due mani, nel senso che nella pratica comune, ci sono delle eccezioni ma non vanno io, nella pratica comune sono due al massimo i documenti combinando i quali io devo ottenere la mia invenzione. A questi posso aggiungere la common general knowledge, la conoscenza comune, quella contenuta nelle enciclopedie, nei manuali, nei libri di testo, eccetera. Però, diciamo, i documenti specifici da combinare in generale sono due, ok? Quindi l'attività inventiva in realtà c'ha due mani. Nel caso di specie, no? Gli altri documenti che l'Ufficio Europeo dei Brevetti ha trovato in relazione a questa domanda di brevetto, quindi cioè, questo, diciamo, sono documenti. Combinare questi due appare un po' più difficile. Se, come dire, monto questo su questo, o se prendo anche solo questo pezzo e lo monto sul documento di uno, in ogni caso non ottengo la mia invenzione. E il punto è, sebbene possa apparire ovvio che per proteggere un materiale poroso dallo sporco, se lo metto dentro sotto un piattello di otturatore rimane protetto, questa cosa, ora, siccome noi l'abbiamo introdotta subito, sembra banale, però a tutti gli effetti, facendo una ricerca di anteriorità, allora, sul mercato probabilmente non c'era, perché le aziende sanno cosa c'è sul mercato e se sono venute, come dire, in studio ritenendo che questa sia un'innovazione, vuol dire che sul mercato non è già disponibile. Dal punto di vista brevettuale, neanche è stato trovato, e non è stato trovato in una ricerca che, come tutte le cose fatte dagli esseri umani, non è perfetta, ma comunque è in generale considerata di buon livello, che è stata fatta dall'Ufficio Europeo dei Brevetti. Ragion per cui l'opinione finale, e questa, diciamo, è esattamente il copia e incolla dell'opinione finale dell'EPO su questa domanda di brevetto, è che la soluzione a questo problema, proposta nella rivendicazione 1, è considerata originale, inventiva, per le seguenti ragioni. Tutti i documenti citati nel rapporto di ricerca mostrano silenziatori attaccati all'involucro della valvola e per questo motivo non possono essere protetti dal disco della valvola quando è in posizione di riposo. Allora, a questo punto capite bene che nel formulare la mia rivendicazione 1, e così, diciamo, abbiamo visto sia il confronto con lo stato dell'arte e l'opinione di attività inventiva, sebbene, diciamo, non ci sia nella slide, ma eccolo qua. La mia rivendicazione 1 ovviamente non potrà limitarsi a elencare una serie di elementi, ma dovrà parlare di un dispositivo silenziatore comprendente, un involucro collegabile alla valvola da proteggere, un elemento silenziatore, un otturatore vincolato ad un elemento elastico, e questo è il preambolo. Ci ho messo dentro tutto ciò che la mia invenzione fa, ma che è già noto allo stato dell'arte. E poi scriverò caratterizzato dal fatto che l'elemento silenziatore è contenuto all'interno di detto involucro. E questa parte caratterizzante, che è quella che mi abilita il risultato, perché il risultato è di proteggere il materiale poroso dallo sporco, ma questo risultato è ottenuto mediante questa caratteristica tecnica, cioè materiale poroso all'interno. Allora, questa parte caratterizzante protegge la differenza fra me e quanto già noto allo stato dell'arte, e abbiamo visto il modo oggettivo di verificare, può essere considerato inventivo. Quindi, diciamo, questo è il processo logico, chiaramente qui applicato a un caso, come dire, con tre elementi e una differenza, quindi, diciamo, tutto sommato gestibile in tempi rapidi, no? Per essere esposto anche facilmente. Questo è il processo logico con cui si scrive una rivendicazione e una volta che questa rivendicazione sia scritta, si valuta se è inventiva e nuova rispetto allo stato dell'arte. Su questo aspetto, prego. Quanto si usa strategicamente per blindare di più un brevetto quello di lanciare delle ipotesi? Si potrebbe usare per questa stessa soluzione, si potrebbe usare per esempio nella fattispecie dei telefoni dual SIM, uh-huh. Si potrebbe applicare per 3 SIM, 4 SIM, 5 SIM fino a N SIM. Per privarlo della caratteristica di inventiva
che è uno di quei tre parametri che abbiamo visto? Cioè, si usa appositamente una tecnica di questo tipo? Sì, allora, quando vai... Tipicamente tu non vai mai a definire... Prendiamo l'esempio pratico delle sim, no? Allora, supponiamo che fino a tutto ciò che è noto allo stato dell'arte sono noti i telefoni con una sim, ok? E tu viceversa sviluppi un telefonino che ha due sim. Però ti rendi conto che una volta che il muro è rotto, è banale da due sim passare a 3, a 4, a 5, ok? Per cui è vero che tu commercialmente sei interessato a un telefonino con due sim perché ritieni che sia quello che ha più mercato. Però ti darebbe fastidio che qualcun altro possa fare un telefonino a tre sim e bypassare il tuo brevetto. Ragion per cui tu scriverai, nella tua rivendicazione 1, a prescindere da come la formuli, comprendente almeno due alloggi per la sim, oppure una pluralità. Non scriverai due nella rivendicazione 1. Poi è chiaro che nelle rivendicazioni successive andrai a scrivere apparecchio per telefonia mobile secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detti alloggi per le sim sono in numero di 2. Perché scrivi almeno due e non scrivi almeno una? Perché il telefonino con almeno una sim è noto, no? In quanto, essendo noto il telefonino con una sim, anche almeno una è ricompreso. Per cui non sarebbe nuova e tantomeno sarebbe inventiva. Nel momento in cui tu scrivi almeno due, hai tutelato 2, 3, 4, 5, n, anche se commercialmente in realtà ti interessa solo due. Era questo il... Sì, sempre. Non troverai mai, per fare l'esempio, telefonino con due sim. O se lo trovi è perché qualcuno, come dire, si è da autodidatta ha scritto la domanda di brevetto. Perché se tu rivendichi un telefonino con due sim, non è un equivalente un telefonino con tre sim, per cui non potrai fare azione legale per contraffazione neanche per equivalenti rispetto a chi dovesse commercializzare un telefonino con tre sim. E invece se tu rivendichi un telefonino con almeno due sim, non sei aggirabile. No, questa cosa è un accorgimento pratico che però va sempre messo in preventivo. Per lo stesso motivo per il quale non scriverai mai che due pezzi sono vincolati con un collegamento bullonato, ma scriverai sempre mezzi di collegamento. Tutte quelle cose sul gergo che abbiamo visto ieri, e anche questa, sono di forma, ma quando vai in giudizio diventano sostanza. Mi veniva in mente mentre ti rispondevo, torno un attimo qui indietro, che se ci fate caso, no? Telefonini di un tempo, i telefonini Nokia avevano la SIM sotto la batteria, gli altri telefonini no. Un Ericsson vecchio, un Motorola vecchio, non aveva la SIM compresa fra il corpo telefono e la batteria, ma aveva sempre la SIM, come dire, sfalsata rispetto alla batteria. Questo perché per un periodo di tempo la Nokia ha avuto un brevetto per un telefono cellulare caratterizzato dal fatto che l'alloggio della SIM è ubicato fra la batteria e il corpo telefono. E evidentemente al momento in cui questa domanda di brevetto è stata depositata, innanzitutto era una cosa nuova perché probabilmente all'epoca non l'aveva fatto nessuno e aveva un effetto tecnico perché ti consentiva di contenere gli ingombri del telefono. Per cui diciamo potevi... giustificare il fatto che questa differenza non solo fosse nuova, ma avesse consentisse di ottenere un risultato che quanto noto allo stato dell'arte non consentiva di ottenere. Per cui, come vedete, in effetti parliamo di una diversa combinazione di elementi già noti, perché anche gli altri facevano il telefonino con la batteria e l'alloggio della SIM, però non... con quei vincoli funzionali introdotti dal telefonino della Nokia. Ma mettere con le parole può essere vago, no? Cioè quando poi vai a fare un disegno semplificativo non puoi limitarti. Allora, il disegno è secondario rispetto a quello che scrivi. Il disegno è secondario, nel senso che se avessimo visto in dettaglio l'ambito legale di il significato legale di ciascuna parte di un documento di un brevetto, avremmo visto che c'è l'articolo 69
della Convenzione Europea sul Brevetto con un protocollo di interpretazione dell'articolo 69 che sostanzialmente riempiono libri e libri di testo per dire che l'ambito di tutela è definito dalle rivendicazioni. I disegni e la descrizione servono a interpretare le rivendicazioni, non a limitare, a interpretare, perché magari se io sto parlando di un dispositivo silenziatore comprendente, mi è facile capirlo se guardo il disegno, però ciò che fa fede legale è il testo. E che, diciamo, poi c'è tutta una serie di previsioni normative recentemente accettate anche in Italia, nel 2010, non chissà quanto tempo fa, che tutelano il titolare di un brevetto anche dalla contraffazione per equivalenti. Cioè, se rispetto a quanto io ho rivendicato, qualcuno utilizza un equivalente noto, no? Per cui io ho rivendicato un elemento elastico e qualcuno utilizza un'altra maniera di come dire, far sì che l'otturatore ritorni al suo posto, che non fa uso di un elemento elastico, no? Però se questa è un'equivalenza nota nel campo della meccanica, lui pur non utilizzando un elemento elastico e pur avendo io esplicitamente citato un elemento elastico nella mia rivendicazione, posso comunque, come dire, esercitare azione di contraffazione nei suoi confronti. Però in effetti i disegni e la descrizione non sono limitativi, sono, come dire, un supporto per interpretare le rivendicazioni. Prego. Vabbè, comunque diciamo, la ripeto io la domanda, mi è chiara, non c'è problema. La domanda è perché non si deposita un modello di utilità per questo tipo di invenzioni anziché una domanda di brevetto per invenzioni industriali? Alla fine la funzione è la stessa, no? Cioè quello di fare da valvola. Ma la no, attenzione, in questo caso la funzione non è fare da valvola, perché anche il documento noto allo stato dell'arte fa da valvola. Qui la funzione è proteggere dallo sporco l'elemento poroso. Non è la stessa funzione. Allora, il punto è questo. Quando si è, in questo caso, onestamente, è stato depositato direttamente una domanda di brevetto per invenzione industriale e, peraltro, il rapporto di ricerca che è arrivato era quello che vi ho sintetizzato per raccontarvi il caso, quindi a tutti gli effetti è stata considerata un'invenzione industriale. Va bene? Però, in generale, quando si è in dubbio se ciò che io ho di fronte è un'invenzione industriale o un modello di utilità, perché magari sì, siamo nel settore della meccanica, ho conferito particolare comodità di impiego a parti note, però me la vorrei giocare come invenzione industriale, allora il codice mi dà la possibilità di fare il doppio deposito. Cioè io ho diritto, nella stessa data, a depositare una domanda di brevetto per invenzione industriale e dire, guardate che se come invenzione industriale non me la volete concedere, considerate che già da ora vi dico che la vorrei in subordine come modello di utilità. Per cui, diciamo, che cosa ci guadagno e che cosa ci perdo? Sul modello di utilità ci guadagno che è un po' più facile ottenerlo, perché siccome la definizione non richiede tutta questa serie di valutazioni, ma richiede di conferire particolare comunità di impiego a elementi già noti, è più facile ottenerlo. Cosa ci perdo? 10 anni di tutela, perché il brevetto per modello di utilità dura 10 anni. Quindi, diciamo, tutto sommato, il modello di utilità tipicamente è una seconda scelta, che ha gli stessi costi, perché diciamo alla fine paghiamo sempre meno di 100 euro di tasse, devo sempre depositare gli stessi documenti, descrizione, rivendicazione, disegni e quant'altro, però tipicamente è una seconda scelta. Ok, io a questo punto, Salvatore, diciamo, il flusso logico delle cose che ci eravamo detti l'ho terminato. O la stoppiamo o possiamo vedere rapidamente come si svolge l'azione di contraffazione. Dimmi tu, cioè io diciamo non ho... Allora, una domanda, cioè una risposta che rientra nelle strategie. Se la domanda di brevetto non viene accettata, puoi sempre girare la domanda di brevetto con l'utilità. No, allora,
Il punto è, non è puoi sempre girare. Lo puoi, allora, se quando depositi lo dici, dici in subordine vorrei il modello di utilità, lo puoi fare. Altrimenti lo puoi chiedere all'ufficio, nel senso che proceduralmente tu o lo dici subito, oppure se stai depositando per invenzione industriale, l'invenzione industriale ti tieni, a meno che non sia l'ufficio a dirti che fai, non converti il modello di utilità, però non è che l'ufficio te lo chiederà a comando, non è più una valutazione tua. La tua possibilità di scelta è all'inizio, al momento del deposito. Quindi questo era a titolo informativo. Secondo me sì, andrebbe fatto una parte sulla contraffazione. Non so se ci sono però domande dal pubblico su tutta questa parte. Vabbè, io se ci sono domande sono qua. Specialmente chi opera in ambito biotech. Posso chiederti una cosa? La rinnovabilità di questa tutela esiste? Cioè, finiti 20 anni? Devi aver sviluppato qualcosa d'altro. Ah, quindi su quel prodotto nello specifico no? Su, esattamente. Quindi così com'era, cioè, ecco. Nello esatto, specifico, così com'era, no? Allora, la durata della protezione, questa è una cosa interessante da chiarire. Domanda di brevetto per invenzione industriale. Dura 20 anni. Finiscono i 20 anni? Ammesso e non concesso che io abbia avuto interesse commerciale per 20 anni, perché non è che sono tantissimi i prodotti che per 20 anni io ho interesse, come dire, ad avere tutelati. Però, supponiamo che io alla fine dei 20 anni avrei ancora interesse commerciale, non posso fare più niente. Chiaramente, nell'arco di 20 anni probabilmente avrò migliorato il mio prodotto. Modello di design. Ho fatto un prodotto, a prescindere dalla propria funzione tecnica, ma di aspetto estetico particolarmente interessante, durata della tutela 25 anni. Non rinnovabili, né nel caso del design, né nel caso dell'invenzione. Marchio d'impresa, durata della tutela, 10 anni rinnovabili indefinitamente. Perché in quel caso, no, è chiaro che diciamo, la società ha interesse a che il marchio che da oltre 100 anni identifica Coca-Cola continui a identificare quell'azienda. Poi quell'azienda o in 100 anni diventa di rinomanza internazionale o scompare, però cioè, se il marchio identifica quella tipologia di azienda e o di prodotto a seconda diciamo dei casi, cioè, l'interesse è che questa come dire, identificazione continui nel tempo, per cui io il marchio deposito oggi potrò sempre rinnovarlo. Diritto d'autore 70 anni dopo la morte dell'autore, per cui cioè, tutte le opere della letteratura sono liberamente ripubblicabili a stampa 70 anni dopo che è morto il loro autore. Ed è un periodo, diciamo, da un punto di vista economico, peraltro variabile, nel senso che se l'autore ha 20 anni quando lo scrive l'opera, magari già ne campa altri 70 e più 70, insomma. Ammesso e non concesso che l'opera sia di quei classici che durano 2 secoli, ce l'ha tutelata sempre, pure i nipoti godranno di tutto ciò, no? Perché questa cosa è interessante? Non tanto per parlare dell'eredità di Michael Jackson, della quale adesso dibattono, e che è tale perché il diritto d'autore ancora, come dire, esiste per altri 68-67 anni, quanto perché nella pratica industriale la tutela sul diritto di autore è concessa anche a quelle opere del disegno industriale che abbiano valore artistico oltre che, diciamo, applicabilità industriale. Per cui se una lampada di design ha valore artistico e la giurisprudenza dice che ha valore artistico quando influenza pesantemente tutto quello che è il design successivo per un numero di anni considerevole, allora ha diritto anche alla tutela sul diritto d'autore. E allora capisci bene che siccome la tutela sul diritto d'autore dura molto di più, se una lampada è diventata un must, e ci sono dei casi scuola, mi dispiace che mi sfuggano in questo momento i nomi commerciali, se mi vengono in mente ve li accenno, allora è chiaro che chi l'ha prodotta, se è stato bravo, avrà depositato un modello di design nei tempi che la legge gli consente, cioè 6 mesi dopo, al massimo, la prima messa in commercio dell'oggetto. Ma se è stato ancora più bravo da fare avere un successo commerciale spropositato alla propria lampada, tanto da influenzare tutto ciò che è venuto negli anni a seguire, ha diritto, come dire, a una tutela sul proprio oggetto che va ben oltre in termini temporali.
diciamo, per chiudere il discorso, il punto è: l'identificazione ti è garantita a vita et ultra, cioè il marchio finché lo rinnovi te lo danno. Tutto il resto di innovazione ha un limite. L'innovazione tecnologica ti è concessa per 20 anni, però cioè, sull'innovazione tecnologica 20 anni è un periodo lunghissimo per chi è corto per i farmaci. Perché un farmaco tipicamente io lo sviluppo, da quando lo sviluppo e quindi diciamo ho dei risultati che diciamo ritengo brevettabili, a quando ho un'autorizzazione per metterlo in commercio, passano 6-7 anni, 20 erano tutti, me ne rimangono 13. E questo è il motivo per cui esistono i certificati di protezione complementari, cioè la legge dice, va bene, tu hai speso del tempo per ottenere l'autorizzazione alla messa in commercio, questo tempo io te lo do come bonus in fondo ai 20 anni. Questa diciamo è la ratio, poi cioè, ottenerli è proceduralmente lungo e noioso, grazie a Dio a me manco mi è mai capitato, però voglio dire, il concetto fondamentale è questo. Per tutte le altre tecnologie 20 anni, un prodotto 2013, 93, prodotto che era nuovo nel 93, nel 94, probabilmente oggi non è assolutamente più quello preferito dai consumatori rispetto al resto, per cui non ha più motivo di essere neanche, come dire, non c'è neanche più l'interesse alla tutela di quel prodotto. Non... A qui entro in un campo dove, insomma, quando mi sbaglio mi correggerete, no? Allora, in linea del tutto generale, l'azione giudiziaria a tutela delle privative si definisce azione di contraffazione, laddove l'azione che io faccio nei confronti di un terzo che io reputo stia, diciamo, utilizzando senza averne diritto qualcosa che è tutelato dal mio brevetto. Ora, ci sono un po' di aspetti interessanti. Il primo è che quando io ho un brevetto concesso, ne parlavamo già ieri, o anche una domanda di brevetto pubblica che mi conferisce la protezione provvisoria, intanto la legge dice che quella domanda è valida fino a prova contraria, per cui io già parto in vantaggio, cioè spetta al mio ipotetico avversario dimostrare che la mia domanda è nulla, no? Nulla gli vieta di dimostrarlo, però intanto è compito suo. E da un punto di vista pratico, no? Che cosa ci interessa? Perché diciamo qui potremmo discutere sulla... chi lo sa potrebbe discutere sulla procedura, eccetera, eccetera, però nella pratica io quando ho questa domanda di brevetto cosa posso ottenere nei confronti di un presunto contraffattore? E sono queste, diciamo, tre categorie di misure cautelari, ovvero la descrizione, il sequestro e l'inibitoria. Che ora vediamo un attimo in dettaglio, e che sostanzialmente sono degli strumenti che mi consentono di avere degli effetti pratici, cioè di fermare quella che è l'attività commerciale del mio concorrente, prima della definizione del giudizio di merito, che come tutte le cose in Italia richiede dei tempi che non sarebbero compatibili con l'attività, come dire, economica. Cioè se io per far valere la mia domanda di brevetto dovessi aspettare 7 anni, 8 anni che finisce un giudizio di merito, 5 anni, però sono tempi che dal punto di vista del business sono piuttosto lunghi. Allora a questo punto, in primis, ciò che io posso fare, se è noto un presunto contraffattore, è chiedere al giudice di disporre un procedimento di descrizione. Allora, la descrizione, lo dice il termine stesso, consiste nel fatto che un ufficiale giudiziario, tipicamente coadiuvato da un consulente tecnico o un perito che ha nominato dal giudice, si rechi presso lo stabilimento del concorrente, il magazzino dove questo c'ha i prodotti stoccati, comunque sia, il luogo dove io gli ho indicato c'è secondo me la presunta contraffazione, e prenda atto dello stato dei luoghi. Prenda atto dello stato dei luoghi significa faccia fisicamente delle fotografie, faccia fotocopie delle scritture contabili che potranno essere utili per, come dire, stimare il fatturato che il presunto contraffattore sta facendo grazie al prodotto oggetto della mia invenzione, descrivere esattamente in cosa consiste il prodotto che ha trovato, quanti ne ha trovati e quant'altro. E tipicamente questo è un qualcosa che si può ottenere in audita altera parte, cioè senza che il presunto contraffattore venga avvisato dell'arrivo dell'ufficiale giudiziario, perché altrimenti, come dire, farebbe tranquillamente sparire tutte le prove, no? Che possono indicare la contraffazione.
Il sequestro va da sé, ha lo scopo di impedire la circolazione del prodotto in contraffazione. Ovviamente, tanto gli oggetti, quanto i mezzi per la produzione, quanto altri elementi di prova possono essere oggetto di sequestro. L'inibitoria, diciamo, se descrizione e sequestro fotografano o hanno effetto su qualcosa che è già avvenuto, l'inibitoria è un avvertimento per il futuro. Per cui sostanzialmente può essere inibito al contraffattore fabbricazione, commercio e uso dei prodotti coperti da brevetto. L'inibitoria può essere richiesta prima o durante il giudizio di merito e il giudice può anche fissare una somma prestabilita che verrà sostanzialmente addebitata, passatemi il termine anche se ovviamente non è corretto, al contraffattore per ciascuna violazione successiva. Nel caso in cui, qui stiamo ancora, attenzione, il mio scopo in questo momento non è quello di raccontare quali sono i mezzi legali per, come dire, no, portare avanti una causa, è semplicemente quello di dire cosa può succedere in tempi rapidi se io ho un brevetto e vedo che mi stanno copiando. Perché poi, diciamo, abbiamo fatto due giorni, ieri e oggi, no, di discussione sul fatto che voglio scrivere bene questa domanda di brevetto perché nessun altro mi deve poter copiare. Perfetto. Nel momento in cui invece un altro mi copia, o perlomeno io sono convinto che mi stia copiando, no? Che cosa succede? Allora il punto è, in termini rapidi, cioè ancora nella fase cautelare e quindi, diciamo, prima di arrivare a conclusione di una causa civile, ci sono degli strumenti che hanno un effetto sulla, come dire, sull'attività economica del concorrente che la legge mette a disposizione. E quindi sostanzialmente questa della proprietà intellettuale è uno di quei settori, di quegli argomenti in cui tutto sommato la tutela giudiziaria si può effettivamente ottenere. Non al contrario, meglio e più rapidamente che in altri contesti. C'era qualche altra informazione spot? Questo ve l'ho accennato. Va da sé che nel momento in cui viene messa una sentenza in cui si accerta che il prodotto coperto dal mio brevetto è stato oggetto di contraffazione, è evidente che io, titolare del brevetto, il passo successivo è voglio rivalermi, ottenere un risarcimento del danno. Allora, ovviamente, il risarcimento del danno è previsto, è un qualcosa che è possibile e tipicamente, come già come avviene per tutte le questioni tecniche, viene demandata la quantificazione del danno a un consulente del giudice. Ci sono una serie di criteri, il canone di licenza e il mancato utile netto, che vengono utilizzati per la quantificazione del danno, qui citati in via del tutto così generica. In generale possiamo dire che il risarcimento che posso ottenere si compone di due parti. Una parte che deve risarcire le spese che io ho sostenuto e che sono state vanificate dall'illecito, no? Cioè, danno emergente, cioè ciò che io effettivamente ho sostenuto come spese per fare ricerca e sviluppo del mio prodotto, sia esso un software che ho sviluppato ed è coperto dal copyright, sia esso un prodotto che è coperto da un brevetto per invenzione, no? E io posso dimostrare che ho sostenuto una serie di spese per sviluppare questo prodotto e tutte le spese di ricerca e sviluppo che ho sostenuto sono state vanificate dall'illecito, perché in effetti non ho poi avuto il mercato che mi sarei aspettato. E dopodiché ho, viceversa, dei mancati introiti, cioè ho un lucro cessante, ho, come dire, una riduzione di quello che è stato il mio utile sulla vendita di quel prodotto causata dal fatto che o ne ho potuto vendere di meno perché avevo un concorrente, oppure non solo ne ho venduto di meno perché avevo un concorrente, l'ho anche venduto a un prezzo più basso, perché non ero in regime, come dire così, di monopolio temporaneo, cosa che invece mi sarebbe aspettata. Quindi, diciamo,
Il punto è, questo tipo di quantificazione invece tipicamente avviene in fondo, a valle del giudizio. Quindi, mentre l'inibitorio, la descrizione del sequestro, io li posso ottenere come misura cautelare, quindi in tempi rapidi e quindi con un impatto effettivo sull'attività economica del concorrente, no? Cioè Apple che blocca la vendita di tablet di Samsung per 6 mesi, probabilmente sia in termini di immagine che in termini di economici è più interessante che ottenere un risarcimento. Poi per carità il risarcimento arriverà, ma il risarcimento non arriva domattina, arriva in fondo alla causa. Diciamo, ora ovviamente questi sono dei criteri del tutto generali, però che vi, come dire, possono essere utili per capire in linea di massima, una volta che un brevetto l'ho ottenuto, che cosa ci posso fare. Ovviamente, insomma, soggetto a qualunque forma di osservazione e correzione, ci mancherebbe altro. Ok. Qua torniamo alla parte che abbiamo già visto. Allora, io dal mio punto di vista con questo ho concluso. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Liberissimi. Ok. Meglio. Sì, ho seguito ieri, che ho seguito oggi. 8 ore sono, non sembra, ma sono tantissime. Allora, la sessione si conclude qua, se ci sono domande... No. La sessione si conclude qua, se ci sono domande possiamo insomma avere altri 10 minuti di ingegner conversano. Prima di scappare vi devo chiedere 5 minuti per firmare un questionario di valutazione per il docente. Oh, mi raccomando, E rilasciarvi... e rilasciarvi un attestato. Il prossimo appuntamento si terrà sempre giovedì prossimo nel pomeriggio dalle 15 alle 19 e venerdì mattina dalle 9.30 alle 13.30. Gli argomenti saranno aspetti legali e contrattuali con gli avvocati Nascimbene e Zanoni da Milano. Grazie ancora per essere qua, usciamo fuori e vi darò il questionario da compilare e poi appena mi riportate il questionario vi lascio l'attestato. Grazie mille.